Canto 34. Avanzano i vessilli del re dell'inferno verso di noi, perciò guarda avanti per riconoscerlo, disse il mio maestro. Come quando una fitta nebbia avanza o quando sul nostro emisfero appare la notte, mi parve di vedere apparire da lontano un ordigno simile ad una specie di mulino che girava mosso dal vento. Così, fra la foschia ed il buio. Poi, a causa di quel vento tetro, mi rifugiai dietro a Virgilio perché non c'era altro rifugio che quello. Ero arrivato, e lo racconto con grande paura, nella quarta zona del cocito, la Giudecca. Qui erano condannati i traditori dei benefattori. Le loro anime erano tutte immerse nel ghiaccio, fragili, in una trasparenza spettrale, come tante pagliuzze chiuse, fisse dentro un vetro, disperatamente sole. Stavano in diverse posizioni, alcune erano stese, altre alzate, certe poggiavano sulla testa e certe sulle piante dei piedi. Altre, come un arco, piegavano il volto verso i piedi. Quando poi fummo abbastanza vicini ed il mio maestro lo ritenne opportuno, egli, che era dinanzi a me per guidarmi, mi mostrò la creatura che un tempo era stata un angelo. Quindi mi si scostò davanti, liberando la mia vista, e mi fece fermare. «Ecco, dite, ed ecco il luogo in cui ti devi armare di tanta forza!» «Lettore!» Non chiedere come allora mi accadde di rimanere gelato e senza parole, perché io non so descriverlo, in quanto ogni parola sarebbe inutile. Io non morii e non rimasi vivo. Allora pensa da solo, e sei intelligente per capire che cosa io abbia potuto provare se ti dico che mi sentivo senza la vita e senza la morte. Lucifero, imperatore dell'inferno, usciva con mezzo petto dalla ghiacciaia, e cioè c'era più proporzione tra me ed un gigante che fra un gigante ed un braccio di Lucifero. Pensa ora quanto deve essere stato grande, considerate le debite proporzioni. Se fu bello quando era un angelo, come ora orrendo, essendosi ribellato a Dio, si può ben capire come da lui, considerata questa trasformazione, derivino davvero tutti i mali del mondo. Oh, quanto mi meraviglio quando vidi la sua testa con tre facce. Infatti una faccia, quella davanti, era vermiglia come l'odio. Le altre due, che si univano alla prima, stavano sopra le spalle e si congiungevano in alto dove alcuni animali hanno la cresta. La destra sembrava bianca e gialla come l'impotenza e la sinistra nera come l'ignoranza e come il colore della gente che proviene dai paesi da cui il Nilo parte per scendere in Egitto, cioè dall'Etiopia. Sotto ogni faccia uscivano due grandi ali proporzionate per grandezza. Io non vidi mai vele così grandi come quelle ali. Non erano pennute, bensì erano simili a quelle del pipistrello, e Lucifero agitava quelle sue ali e tre venti contrari si muovevano da lui. Ed ecco che questo gran vento era quello che faceva gelare le acque del cocito. Piangeva da sei occhi, e gocciolava pianto e bava da tre menti. Con ogni bocca maciullava un peccatore, così che ne faceva impazzire di dolore tre. Al peccatore che pendeva dalla bocca di mezzo, Lucifero con le unghie graffiava anche la schiena, e questo era ancor più doloroso, tanto che la pelle rimaneva completamente scorticata. «Quell'anima lassù che soffre più di tutte è Giuda Iscariota, il più grande traditore del più grande dei benefattori, che ha la testa dentro la bocca di Lucifero e che agita le gambe al di fuori della sua bocca. Degli altri due, che hanno il capo a penzoloni, quello che pende dal baffo nero della bocca è Bruto, uno degli assassini di Cesare. Vedi come si contorce nel dolore, ma in silenzio,
L'altro che sembra così grosso è Cassio. Ma la notte avanza ed ormai bisogna allontanarci perché tutto qui è stato visto. Così come Virgilio volle, mi avvinsi al suo collo e lui scelse il momento adatto del punto giusto in cui gli sarebbe apparso più facile poterci aggrappare al corpo stesso di Lucifero. Allora, quando le ali furono aperte, si attaccò alle scaglie pelose del re dell'inferno, di pelo in pelo. Poi si calò giù tra il folto pelame e le croste di ghiaccio della cavità in cui Lucifero era immerso dal petto in giù. Giunti poi dove la coscia di Lucifero si incurvava, formando la sporgenza dell'anca, Virgilio con fatica e paura si girò e, sempre con me aggrappato, praticamente si capovolse. Dunque, nel punto in cui Lucifero aveva le gambe ed attaccandosi sempre al lungo pelo, prese a risalire quasi come uno che stesse per ritornare verso l'inferno, verso il luogo da cui provenivamo. «Attenzione! Aggrappati bene, perché solo tramite queste scale, cioè attraverso questo impervio e terribile cammino...» disse il maestro con il fiato grosso come uno molto stanco. «Possiamo finalmente allontanarci da tanto male e tanta rovina!» Virgilio saliva dunque aggrappato alle gambe di Lucifero per lo stretto passaggio esistente fra le gambe stesse e la roccia, che ora non era più ghiacciata. Quindi, raggiunto il bordo dell'apertura, mi depose sull'orlo stesso del foro, e con passo più sicuro, staccandosi dai peli del diavolo, mi venne vicino. Io alzai gli occhi e credetti di vedere Lucifero così come lo aveva lasciato. Invece, straordinariamente, lo vidi con le gambe in su, in una posizione cioè che mi meravigliò. Le persone che non sanno possono provare ad immaginare come io fossi travagliato, perché forse non ero in grado di capire bene che io, di fatto, avevo passato il centro della terra, dove Lucifero stava sospeso, e mi trovavo ora nell'altro emisfero in posizione rovesciata. «Alzati in piedi! La strada è lunga ed il cammino è brutto. E già sono quasi le 7:30 del mattino.» Là dove eravamo non era come camminare in un palazzo, bensì in un luogo sotterraneo buio e disagevole. Io, dopo essermi alzato, allo scopo di farmi riordinare le idee, dopo tutti quegli improvvisi ed incredibili sconvolgimenti, dissi: «Prima di abbandonare definitivamente questo abisso infernale, o mio maestro, aiutami ad uscire dal dubbio. Dov'è la ghiacciaia del Cocito? E come mai Lucifero è finito sotto sopra? E come siamo passati dalla sera alla mattina in così breve tempo?» «Tu credi di essere ancora nel punto in cui mi aggrappai al pelo di Lucifero, che sta sospeso nel centro della terra. Eri da quella parte, finché io discesi lungo i fianchi del mostro. Quando però mi voltai, hai passato con me il centro della terra, punto in cui sono attratti dalla forza di gravità tutti i pesi. Ora sei giunto sotto l'emisfero celeste, che è opposto all'emisfero che copre la terra, e sotto la parte centrale di tale emisfero fu ucciso Cristo, che nacque senza peccato. Tu ora, per l'esattezza, ti trovi proprio su di un piccolo spazio circolare che costituisce praticamente il rovescio, cioè l'altra faccia del nono cerchio dell'inferno, che si chiama Giudecca e che consiste nell'ultimo punto dell'inferno. Qui è mattina, quando nell'altro emisfero è sera, e Lucifero, il cui pelo ci servì da scala, sta ancora nella stessa posizione di prima. Però ora tu lo vedi rovesciato, e quindi gli vedi i piedi e le gambe.
Lucifero cadde dall'Empireo, precipitando cioè dalla parte dell'emisfero australe. Allora le terre che prima emergevano da questa stessa parte si ritrassero per la paura di lui sotto la superficie del mare, e così emersero dall'altra parte, quella opposta, cioè nell'emisfero boreale, formando appunto la terra. Poi quella terra che forma l'altissima montagna del Purgatorio, per allontanarsi ancora di più da lui, ricorse in su lasciando qui un vuoto, cioè la natural burella, che è un luogo sotterraneo, angusto e buio. Dunque laggiù nella burella vi è un punto, lontano da Lucifero quanto è lunga la burella stessa, quindi posto all'estremità di essa. Tale punto si può capire che esiste, non perché lo si può ben vedere, dato che laggiù vi è un buio completo, bensì per il suono di un ruscelletto che discende proprio in quel punto lontano, con un corso tortuoso e con una lieve inclinazione. Io ed il duca, per quel sentiero coperto, camminammo seguendo il corso di quel fiumiciattolo che non si vedeva, ma si sentiva. E così iniziammo il nuovo cammino verso il mondo della luce. Senza riposarci salimmo, Virgilio per primo ed io secondo, finché rividi, grazie a Dio, la luce del cielo attraverso un pertugio tondo, dove quel sentiero aveva termine, proprio alla fine della burella. Allora rividi la luce delle stelle.